No, Andrichino, non l'abbiamo ancora visto. Non sappiamo neanche come è fatto. Oh, e stasera dobbiamo andare in scena. È un Arlecchino contemporaneo, quello portato sul palco del Teatro Petrarca, a far rivivere uno dei più celebri personaggi della commedia dell'arte, Andrea Pennacchi, attore drammaturgo noto al grande pubblico per il personaggio del Poiana. Faccio umilissima reverenza a loro signori. L'operazione è portata avanti dal regista Marco Baliani, che firma anche il testo di Arlecchino, in scena ad Arezzo in prima Toscana. Io qua ho un contratto per fare lo spettacolo, firmato da Pantalone e dal mio agente Gennaro Esposito. Gennaro Esposito? E dal suo socio Carmine Scognamisi. Carmine Scognamisi? Sono tutti i nomi Teroni. No, caro, sono tutti i nomi delle mie belle vallate bergamasche. Abbiamo seguito le indicazioni di Goldoni, stiamo raccontando il servitore i due padroni. Quello che succede è che raccontiamo questa storia su più livelli, no? Il livello della storia, il livello degli attori di questa compagnia scalcagnata che lo sta mettendo in scena e il livello più profondo di un tema. E il tema è cosa significa oggi servire, essere servitore, che è un tema abbastanza importante, no? Visto che si sta discutendo di tantissime cose, lavoro sfruttato ai corrieri, no? che vengono pagati attraverso l'algoritmo. C'è tutta un ognomero, direbbe Gadda, di temi che meritano di essere esplorati. Uno spettacolo impreziosito anche dalla musica dal vivo eseguita da Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolin. Come spennati, come porre.